sono ancora io il capo della famiglia. Questo è indiscutibile, mamma. Perlomeno per me non ci sono dubbi. Sì, sì, però lui non lo intende, non lo intende. Non considera affatto che io sono sua nonna, che esistono legami di sangue. Però anch'io, anch'io posso dimenticarmene, non ti pare? Certo, mamma Amelia. Mi fido di te, Diego. Tu sai quello che devi fare per levarmi questa spina che ho piantata nel fianco. Questo ragazzo bisogna liquidarlo al più presto. No, sta a sentire, mamma. No, sta a sentire, ascolta, non c'è nessun problema. Pagherò tutto io, parola mia. Ci penso io completamente. L'unica cosa che dovresti preparare sono i panzerotti, mamma. Buoni come soltanto tu li sai fare. Vabbè, lo so che è tardi, mamma, però mi ha chiamato Monica e mi ha detto che veniva a cena con Emma. Eh? Dove vai a prendere le cose? Vai dal signor Lorenzo, no? Lì a fianco, le prendi da lui. È troppo tardi, va bene? Tu gli dici che abbiamo un'invitata importantissima. Ok, piccola? Ok. Va bene, perfetto, che vuoi che ti dica? Ah, scusa, senti, non ti dimenticare quei panini speciali, solo tu li sai fare così bene. Monica Morelli, quanto ti impasterei volentieri come sto impastando questa pasta. Così, così, così. Certo, prendi e sparisci quando te ne viene voglia. E poi riappari quando ti pare. Certo, per far confondere il mio piccioncino. Però non capisco. Qual è il tuo obiettivo? Ma io, cara mia, ti preparo un panzerotto gigante che ti resterà sullo stomaco. Così non ritornerai mai più. Davvero, perché vuoi tornare? Per ridere di noi? Certo. Ma perché non ti cerchi un fidanzato ricco? Ricco come sei tu, Certo, questo dovresti cercarti. Un uomo pieno di soldi, con una posizione. E non un povero meccanico come mio figlio. È difficile da levare. Mi ha piantato le mani addosso quell'animale. Così mi ha fatto, così. Animale. Questo è grasso di macchina. Io ti consiglierei di farla pulire in tintoria. Ma che tintoria d'Egitto? Licenziarlo avrei dovuto. Questo avrei dovuto fare. Ma licenziarlo. Dai, per una giacca. Per indisciplina. Indisciplina. Un dipendente non può lasciare così il lavoro per una telefonata. No, signori, non sono d'accordo. Questo sistema deve finire. Sai che farò? Imporrò delle regole più rigide. Questo farò. E va bene, allora caccialo. Non posso. Perché? Non posso, perché non voglio avere problemi con lei. Penserebbe a una mia rivalsa personale. Invece non è così. Una rivalsa su chi? Su di lei. Ma lei chi? Lei, Monica, no? Ma io non ti capisco. Io mi capisco perfettamente, invece. È stata lei a fare la telefonata. Lei. Quel tipo era il suo fidanzato. Adesso sì. Adesso sì. È uscito correndo per rispondere alla telefonata. Mi ha dato uno spintone e mi ha sporcato il vestito, animale. La mia fidanzata al telefono. Monica, chi vuoi che sia? Sono io, il tuo piccioncino. Sì, ridi, che caccio via anche te, sai. Andrea, non mi dire che vuoi proibire anche le risate. Ridi, continua pure a ridere. Va bene, come ti pare. Vuoi un consiglio? Consiglio? Che consiglio mi vuoi dare? Non licenziare quel povero meccanico, se no lei penserà che l'hai fatto per gelosia. Gelosia? E di chi? Io geloso di lei? Ma sei completamente scema, io geloso di lei. Io non sono geloso di nessuno, quella non è niente per me. Mia madre è rimasta ad aspettare la sua... Mia madre è rimasta ad aspettare la sua chiamata. Io non ho niente da dire a sua madre, vada a riferirglielo. Però mamma pensava... Insomma, ha capito o no, signorina? Signora, sono la signora Laura Fernando Marino. Mi dispiace per lei. È colpa di suo marito. Come? Ma questo è il colmo della maleducazione. Sì, ciao, maleducazione, ciao. Cos'è successo? Che ti ha detto qualcosa di brutto? Guarda, credo che rimarrò qui altri 5 minuti solamente.
Il tempo di insegnare a quel signore ad avere un po' di rispetto e andarmene. Laura, ti prego, non complicare le cose. Pardon, signore. Quando imparerà a bussare prima di entrare, sarà perdonata. Andrea. Esca e chieda permesso. Chieda permesso. Basta. Non ti permetto di calpestarmi a tuo piacere. Guarda, zia, sono molto occupato. Esci e chiedi se ti posso ricevere. Vai, esci, zia, vai, vai, vai. Sono molto occupato, non vai. Non penso proprio che mi rivedrai, Andrea. E se non te ne vai? Sei comunque sospesa per 15 giorni per non aver bussato alla mia porta prima di entrare, cara zia. Ci siamo capiti? Questo è incredibile. Cosa incredibile? Cosa? Il tuo modo di trattarla sarà rimasta impietrita. Ma che impietrita, dai. Vedi? Ha imparato a bussare. Avanti, sì. Avanti! Lei non ha il diritto ecco di l'altra. Far piangere mia sorella. Il fatto è che lei è vendicativo e si sta approfittando di noi. Ma perché senti, lo fa? Senti, zia, zietta, ziuccia, senti, zia. Io non devo giustificare il mio comportamento, le mie maniere, la mia condotta con la gente. Se non ti piace, sai benissimo quello che devi fare. Lì c'è la porta, la maniglia, fai così e te ne vai. Fuori, aria! Tieni, Andrea. Vieni con me, per favore. Andiamocene un momento di là, con calma, eh? Caspita, da un giorno all'altro sei diventato un capo despota e brontolone, di fronte al quale tutto il mondo piange e trema. Sai che ho voglia di fare? Sai che ho veramente voglia di fare? Io vorrei fare un enorme falò di questo posto che ho tanto desiderato avere, eh? Incendiare tutto. Andrea! E stare lì a vedere come brucia tutta questa spazzatura. Ma su, calmati, che fai? Spazzatura, immondizia. Smettila, per favore, basta. E sai che farei dopo? Andrei a prendere mia madre, poveretta. E ce ne andremo via insieme. Ce ne andremo lontano, molto lontano da questo posto schifoso. Questo è quello che vorrei fare. Ma che ti succede? Cos'è che ti va tanto male? Su, vieni, dimmelo, stai tranquillo. Che succede? Hm? Cosa c'è che non va? Uno dà la colpa alla vita, no? Alla vita, alla gente. Ma in realtà sono io che non riesco ad abituarmi a questo mondo. Non devi essere l'unico. Devono essere in tanti. Visto che qualcuno ha scritto addirittura una commedia e l'ha intitolata Fermate il mondo, voglio scendere. Te la ricordi? Insomma, Simona, non riesco proprio a trovare un po' di tranquillità. Ho la sgradevole sensazione di vivere all'inferno. No. Ma su, Andrea. Cosa c'è che va tanto male? Raccontami. C'è che non riesco a vedere il cielo come tu hai voluto insegnarmi. Che ho perduto la mia stella. E sto volando molto basso su qualcosa che sta andando a pezzi. E che a questo punto probabilmente precipiterò. Simona, perché non mi dici qualcosa che possa veramente aiutarmi? Mi stai chiedendo una specie di formula per la felicità? Sì. Se si può avere a parole. Beh, forse si può sintetizzare in una frase come non fare mai quello che non vuoi fare.
questo non mi serve. Perché? Perché se la felicità è veramente fare quello che si vuole, che succede quando non si può? Che succede quando è proibito desiderare quel che si desidera? Amare quel che si ama. Lui praticamente si è sfogato prendendosela con noi. Come se volesse vendicarsi di tutte le ingiustizie commesse contro sua madre. Come se volesse tirar fuori tutto il risentimento che ha dentro. Beh, Laura, sai, secondo me lui ha buoni motivi per essere così amareggiato. Tu lo dovresti capire. Sì, certo. Tu lo giustifichi. No, non è che lo giustifico, no. Ma pensa un po' alla tristezza della sua infanzia solitaria. Alle cose che gli sono mancate e alle quali aveva diritto. Sì, ma di questo che colpa abbiamo noi, mia sorella e io? Ah, no, nessuna, naturalmente nessuna. Noi eravamo bambine quando tutto questo è accaduto. Certo, è stato tuo fratello Andrea e la signora Amelia. Sì, perché tua madre rifiutò di accettare Irma Faria e obbligò Andrea ad allontanarsi da lei. Mia madre, certo. La mamma non poteva concepire una sua relazione con una donna di servizio. Sì, Laura, però c'erano delle grosse responsabilità da assolvere. Che Andrea ha assolto pienamente, mi pare di sapere. Ma per favore, Laura, non dire enormità almeno. Ma perché tu non le ha assolte? Come? Mandando dei soldi tramite un'altra persona? Soldi che a un certo momento sono stati anche rifiutati. E tuo fratello non l'ha mai saputo perché Simona non gliel'ha mai fatto sapere. Ora riflettici. L'attaccamento, l'affetto e l'amore che un padre deve a suo figlio. E questo non c'è mai stato. Ed è questo, è precisamente questo che il ragazzo non perdona. Va bene, come vuoi. E intanto dobbiamo pagare noi che non c'entriamo niente. Ah, Alberto, che farò se me ne vado dalla casa editrice? Noi non ci potremo più vedere. No, su, non ti angosciare, vedrai. Troveremo una maniera comunque, eh? Alberto, tu sei l'unica cosa che mi gratifica nella vita. A parte i miei figli, naturalmente. Sei la mia sola speranza. L'unico che mi fa sentire una vera donna sei tu. Ma purtroppo la situazione è quella che è, non c'è via d'uscita. Una c'è, Laura, e sai bene quale. Il divorzio, naturalmente, ma figurati. Mia madre non l'accetterebbe e neanche Diego lo farebbe mai. Anzi, ti confesso, il pensiero che lui venga a sapere di noi mi terrorizza. Che ci fate qui voi due? Siediti, prego. Grazie. Grazie. Ecco, vedi, Andrea si è comportato un po' duramente con Laura. E lei si è innervosita. Allora l'ho invitata a bere una cosa perché ho pensato che le avrebbe fatto bene. E tu prendi qualcosa? No, 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 grazie. È stata proprio Gloria a dirmelo adesso quando sono arrivato in redazione. D'altronde il portiere vi aveva visti uscire insieme, attraversare la strada. E quindi ho pensato che... Allora per poco Andrea non ti ha licenziato? Beh, veramente io gli ho detto che non sarei più andata. E allora lui mi ha detto che anche se non mi dimettevo, comunque ero sospesa dal posto e dallo stipendio per 15 giorni. Accidenti! Com'è impertinente questo ragazzino. Sì, e tutta la storia è cominciata per la pagina di mamma, la pagina letteraria della rivista, sai? Sì. Lui si è rifiutato di pubblicare. Sì, lo so già. Mamma Amelia è a dir poco furiosa. Dice che sono finite le attenzioni per il suo caro nipotino. E che ora bisogna liquidarlo. Liquidarlo? Beh, è solo la sua maniera di esprimersi. Voi del resto la conoscete, mamma Amelia, no? Devo dire che d'altra parte non ho voluto contraddirla. L'ho assecondata nel discorso. Però, figuratevi,
Sono cose che si dicono. Che mai potrebbe fare lei? O ancora meno, che mai potrei fare io? Ma sì, naturalmente. Chi potrebbe pensare di levare di mezzo il legittimo erede di Mejía Gómez? Nessuno di noi, ovviamente. Sei tu? Certo. Chi altro potrebbe rispondere al telefono in questa casa? Non ho riconosciuto la tua voce. Identificati. Bene. Ti ho chiamato per comunicarti un contrordine, Garvan. Che? Avete rinunciato al vostro piano? È solo che è cambiato l'obiettivo. Ora il primo a morire sarà lui, non lei. Ecco il rapporto che ti ho promesso. Spero che sia fatto bene. Lascialo lì. Non lo vuoi controllare? Domani. Allora perché me l'hai chiesto con tanta urgenza? L'urgenza la stabilisco io. Ora può aspettare. Ancora di malumore? Perlomeno potresti salutare in un modo più gentile. Ok. A domani, signorina. E che si riposi. No. No, così no. Può essere fatto in modo molto più amabile. Potresti darmi un bacio. Marilena, ho fretta e non è mia abitudine dare baci alle segretarie. Allora te lo do io. Andrea, perdonami. Cosa? Perdonami, mi sono presa troppa confidenza, non lo farò mai più. Ti ringrazio. Beh, allora per fare la pace potremmo andare a bere un bicchierino, un caffè, quello che vuoi. No, no, sai perché, Marilena? Perché io non voglio rovinare la serata a nessuno. A domani. Ciao. Che fai qui? Ti aspettavo. Lasciami! No, Mona. Lasciami! Perché sei così scontrata? Perché tra noi è tutto finito. Oh, ma possiamo ricominciare. Niente da fare, è finita per sempre. No! Ascoltami! Lasciami! Aspetta un secondo. Sta a sentire. Ti voglio proporre un affaruccio. Tu? Tu sì. Che sei sempre venuto qui a levarmi soldi. Ce n'è un bel mucchio in gioco questa volta. Ti conviene? Non mi interessa. Strana questa mancanza di interesse. Non sai neanche di che cosa si tratta. Possibile che tu non sia curiosa? Non sembri più neanche una donna. Esci di qui. Esci subito di qui! Ad ogni modo te lo dico lo stesso. Vediamo se cambi opinione. È un affare da molti milioni.
Io non voglio avere niente a che fare con te. Si tratta di Meia Gomez. E tu come sai che... Io so che Meia Gomez deve scomparire. No. Sì. No! E ti piaccio meno! Questo lavoro! Quest'affare lo faremo noi due. È chiaro il concetto, Marilena? Tutti e due lo faremo, eh? Tutti e due lo faremo insieme. Sì. Ok, vero che lo farai? Lascia! Sta zitto! Piantala! Fuori! Ok? Va bene. Non ti faccio più niente. Ma tu mi aiuterai. Mi aiuterai. Tu sei pazzo! Lasciami! Fermami! Lasciami! Zitta. No! Buono. Di che mi aiuterai? Lasciami. Che collaborerai con me, dillo! Di che collaborerai con me! Di che collabori! Sì! No! Dillo! Dillo! Mi dispiace, amore mio. Mi dispiace. Ma in qualche modo ti devo convincere. È chiaro? Aiutalo! Aiutalo! Lasciami! Mauro! Adesso ti racconto! Non mi raccontare niente, Lucia. Perché? Ora sto leggendo delle notizie internazionali molto importanti. Va bene, anche questo è importante. Anche questo è importante. È meno importante del Papa. Eh? Che visiterà un'altra volta i paesi del terzo mondo. Che? Il Papa viene con John Travolta? No. Il Papa visita di nuovo i paesi del terzo mondo, Lucia! Ah, bene, bene, bene. Ma non ti ho ancora detto di che cosa si tratta, Mauro. Indovina un po'. Monicuccia è di là in cucina e sta preparando un tiramisù. Pensa che bello. Ma non è solamente questo, amore mio. Lei stava addirittura cantando, felice e contenta. E tutta bene. Carina, di buon umore. Che te ne pare, eh? Mi pare una cosa molto buona. Vero? Io sono sempre felice quando lei è felice. Hai ragione. Ma il fatto che la ragazza sta preparando una torta, un dolce, un tiramisù, come si chiama, non è un gran successo. Che? Come non è un gran successo? Non vuol dire niente. Certo che vuol dire qualcosa di speciale, Mauro. Certo che è un gran successo. Perché tu sai che la nostra Monica era completamente distrutta. Era triste, abbattuta. Stava chiusa in camera sua. Non voleva parlare, non voleva uscire. Non voleva neanche fare un passo, Mauro. Tu lo sai benissimo, neanche a passeggio voleva andare. E a lei è sempre piaciuto andare a spasso. Sembra una maratonera. Una maratoneta, sì, va bene, come vuoi. Se mi metto a pensare a quella mia povera figliola, sì? Così sfortunata, così bastonata dalla vita, così abbattuta, così... Così conciata! Ma non fa. Dove te ne stai andando? Monica! Dove stai andando così conciata? Vado fuori, vado a cena fuori. A cena fuori? Da sola? Sì, che c'è di male? Come da sola? E io non valgo per due. Per tre, figliola, tu vali anche per tre. Senti, allora? Cosa? Per favore, dove vai, si può sapere? Ma perché fai tante questioni, Lucia? Tu ti lamenti sempre perché la nostra figlia sta tappata in casa. Ma che esca e vada dove le pare. Ma proprio ragione. Ma che bravo, ma che bravo. Senti, Mauro, lasciami fare. Non ti impicciare perché noi mamme sappiamo quello che facciamo. Ma, insomma, allora si può pace, sapere dove lasciami, vai con quel dolce. Pace. Beh, non capisco che te ne importa. Comunque vado a mangiare a casa della signora Assunta. Te l'avevo detto. Non te l'avevo detto? No, ma che? Ma questa Assunta non è la mamma... Si dico, non è la mamma del piccioncino? Ecco, brava, è proprio la mamma di piccioncino. Te la ricordi, no? No, 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 Monica, tu mi prendi in giro. Tu mi stai prendendo in giro! Ma scusa, perché dovrei prenderti in giro? È quello che dico anch'io. Appunto, ora ti spiego tutto. Devi sapere che Luigi lavora da me. Beh, insomma, allora stavamo parlando e una parola tira l'altra. Lui mi ha invitato, ha detto, mia madre prepara i panzerotti, vieni a mangiarli a casa mia. E io ho invitato Emma e gli portiamo un dolce da non portare qualcosa. Un momentino. Tu sei diventata pazza. Come ti salta in testa? Va bene, adesso sono pazza. Monica, come ti salta in testa di mischiarti ancora con quel tipo di gentucola? Ma che stai dicendo, mamma? Ma quale gentucola? Ma non ti rendi conto, Monica, che ora tu, anzi per meglio dire noi, tutti noi, stiamo frequentando gente...
dell'altura, della classe alta, capisci? Ormai tu non mangi più quelle porcherie, certo. Quel cibo da due soldi. Tu adesso mangi nei migliori ristoranti, nei più cari. E allora non capisco come ti può venire in mente di accettare un invito per mangiare trippa, polpette... Panzerotti, mamma, panzerotti. Non importa, trippa o panzerotti è lo stesso. Ma insomma, piccolina, renditi conto, per favore, che abbiamo fatto un gran salto in avanti. Che e anche in alto, sì, ci siamo sollevati. E adesso siamo pappa e ciccia. Sì, insomma, gomito a gomito con la Jet Society, con l'alta società, con la nobiltà, con tutto quel tipo di gente là, perciò come ti può venire in mente di andarti a mischiare un'altra volta con quegli zoticoni? Vedi, mamma... Bene, ecco, quello che ti voglio dire, amore mio, è che tu devi cercare di capire questa cosa. Come si comportano quelli dell'alta società? Ma non hai visto come si comportano alla televisione gli uomini, i politici e la gente importante? Loro danno un bacetto ai vecchietti, un bacetto ai ragazzini, ma non è vero, lo fanno per finta, lo fanno per fare bella figura, figurati se a quelli... Va bene, mamma, va bene, ho capito, basta. Quello che voglio io è stare con la gente con cui voglio stare, con la gente di prima. Io voglio essere di nuovo quella di prima. Mauro, vieni qui, per favore, vieni! È inutile, vieni, che ti agiti tanto, mamma, io voglio stare con la gente di prima. La gente che mi vuole bene veramente. No, ma scusa, che c'è di male a montare su un autobus come facevamo prima? Mauro! Che per le nostre stradine, anche se i marciapiedi sono rotti. E respirare, mamma, respirare il profumo dei gelsomini che viene da tutti i giardinetti di quelle povere casette. Dio mio. Che c'è di male, mamma? Vivere con la gente che mi vuol bene, la gente vera. Io mi sono stancata di questa ipocrisia, di queste false apparenze, capito? È bene che tu lo sappia una volta per tutte. Vieni, Emma. Aspetta, Monica. Arrivederci, mamma. Aspetta un momento, Monica! Mauro! Mauro! Così si parla, sei stata bravissima. Ti daranno una medaglia come protettrice delle classi oppresse. Guarda, Emma, io non ne posso più, davvero. Ti dico la verità, non è questa la mia vita. Devo trovare il modo di cambiare, perché non posso più continuare bene, così, bene, credo. Bene, bene, bene. Sicché vai a mangiare col tuo piccioncino, eh? E tu come lo sai? Ah, possiedo una sfera di cristallo. Ah, sì? Sì, e vedo tutto. Ah, lui ha una sfera di cristallo e così vede tutto. Che te ne pare, Emma? Senti, allora perché non mi dici quando incontrerò un bel ragazzo? Beh, tanto per tua informazione, io non ci credo affatto a questa storia no. della sfera di cristallo, no. Chi te l'ha detto? L'hai chiamato durante l'orario di lavoro. Avrei potuto licenziarlo, lo sapevi? Sai perché non l'ho fatto? Perché tu non pensassi che lo facevo per vendetta. Per vendetta di cosa? Senti, non sarà che tu sei un pochino dispiaciuto per il fatto che vado a cenare a casa sua con lui? Dispiaciuto io? Per niente. Ah, no. Su, avanti. Non lo fare aspettare. Avanti, vai. No, divertitevi, certo. Eh? Certo, naturalmente. Andiamo. Divertitevi. Sì. Andiamo, hai su. Visto? Hai visto che sfacciato? Andiamo. Emma, andiamo da Luigi, che è tardi. Ma che razza vi faccio questa? Buonasera. Signore, come sta? Mia madre? Sta riposando. Scusi se sono venuta qui, ma non sopporto più la signora Lucia. Che Dio m'aiuti, ma che donna, quanto parla. È davvero insopportabile, poveretta. Sì. Quello che mi fa pena è il signor Mauro. Mm. Lo compatisco, quel povero marito. Sì, sì. Secondo me quella lì parla anche nel sonno. Non vuole che le serva qualcosa, un caffè, qualcosa da bere, niente. No, la ringrazio, Mariuccia, va bene così, grazie. E poi le cose che dice alla figlia. Certo che la figlia, poveretta, Dio mio, quante ne deve sopportare con quella madre. Ah, oh, Dio mio, per me... Quella ragazza la cosa migliore che può fare è risposarsi. Risposarsi? Ma sì, certo, risposarsi. Bene, allora le racconto una cosa. Oggi è successo che è andata a fare una visita nel vecchio quartiere, no? In quello dove ha vissuto. E sembra che lì abbia lasciato un fidanzatino. Così si è messa in cucina a preparare un dolcetto ed era tutta contenta, guardi. Ha persino cantato. Sì. Ha cantato, gliela sicuro. Sì, ha cantato. Sì, sì, altro bene. Che. E che cosa ha cantato? Cantava a voce bassa, ma intonatissimo. Una canzone che
Non so se lei la conosce, dato che è così giovane. Grazie. La verità, beh, magari qualche volta l'avrà sentita. Una vecchia canzone che dice: ombra niente più tra la tua e la mia vita. Ombra niente più tra il tuo e il mio amore. La conosce allora? A me commuove tanto. Sì, me ne sono accorto. Lei è troppo buona, Mariuccia. Guardi, la ragazza non è cattiva. Il male è stato levarla dal suo ambiente. Lei non ci sta bene, qui non è adatta. No. È già certo che no, poverina. A me fa pena, io le capisco certe cose. La ragazza appartiene a un altro mondo e a quel mondo presto o tardi dovrà ritornare. Ha avverto sua madre che... No, ancora no. Va bene, no. E perché? Esce di nuovo? Non lo so, Mariuccia, non lo so. Ah, va bene, certo, sono affari suoi. Arrivederci, con permesso. Adesso lo chiami. Adesso. Chiari, tesi? Sono ancora un po' nervosa, Elvira mia. Figurati lo spavento che ho avuto quando Diego ci ha sorpreso. Oddio. Ma tu pensi che lui sospetti? No, non credo. Alberto si è comportato con molta abilità. Sai che lui è molto sereno, molto controllato. Sì, sì, hai detto bene. Soprattutto è molto abile. Pensa che Diego si è seduto lì e si è messo a chiacchierare tranquillamente con noi due. A me tremavano le mani, Elvira, te lo giuro. Ma credo che non si sia notato, fortunatamente. Laura, dimmi un po', come ti stai regolando con tuo marito ultimamente? Eh? Sì, dico, la tua situazione matrimoniale, la tua vita intima. Tu mi hai detto che non sopporti che lui ti tocchi. Beh, figurati che la sera prima di coricarmi mi lavo i denti 2 o 3 volte, mi metto e mi rimetto la crema sul viso, poi mi pettino almeno 100 volte i capelli. Così poi quando vado a letto lui si è già addormentato, fortunatamente. Non sei mica tanto originale, Laura. Questo lo fanno tutte le donne che si sono stufate del proprio marito. Beh, ma perché non pensi al divorzio, scusami? Sì, così la finisci con questa tortura. E soprattutto con il pericolo che tuo marito scopra la tua relazione con Del Barrio. No, non necessariamente. Stambini! Ah, eccoli qua! E voi che fate ancora in piedi a quest'ora? Possiamo vedere una videocassetta? Carletto, non saluti. Ah, sì, buonasera, come sta? Ah, buonasera. Certo, i maschietti non danno baci, e soprattutto quando sono piccolini. Mamma, possiamo vedere un film? Non è troppo tardi per vederlo? No, no mamma, ti prego. E di che parla? È un film di fantascienza, me l'ha prestato Lucio. Ci sono quasi 20 morti. Oh. Sì, ma è scientifico. Oh, sì, sì, sicuro. Sono certa che li squartano con i raggi laser, no? No, li fanno scomparire. Ah, beh, allora bello, è molto meglio. Molto istruttivo. Va bene, vedetevi il film, ma mettetevi a dormire subito appena finisce. Va bene, grazie, mammina. Dai un bacetto anche tu, Elvira. Ciao. Buonanotte, andiamo. Ecco, vedi. Questa è la risposta alla tua domanda. I miei figli. I figli. Che sono sempre le vittime di ogni separazione. E poi credo che sia troppo tardi per me. Avrei dovuto affrontare mia madre quando decise tutta la mia vita al posto mio. Ora sto pagando la mia debolezza. Sì, ma per quanto tempo? Indefinitivamente? Ah, non lo so, Elvira. Io prego Dio che mi aiuti in tutto questo. Ah sì? E come? Come? Non lo so, veramente non lo so. Questo stato di cose deve finire. Devi prendere una decisione, perché queste cose si vengono a sapere in qualche maniera. E tuo marito prima o poi lo saprà. Ah, no. Saprà della tua infedeltà. Questo sarebbe molto peggio, sarebbe molto grave. Hai capito bene. Sì, mamma, sì, ho capito. Stia tranquilla. Elvira, pensavo che te ne fossi andata. No, il fatto è che dopo esserci salutate ci siamo messe a dire sciocchezze spettacolari. Diego e io stavamo parlando del comportamento di quel prepotente del mio nipotino. Certo, Amelia, tanto lo so che a te piacerebbe vedere il nome del tuo amato nipotino incorniciato in nero in un annuncio mortuario, vero? Per favore, Elvira.
Per favore, non è il caso di esagerare. Ah, ma guarda che io non esagero. Io conosco molto bene la mia amica, da vecchia data, e so che è una nemica terribile. Mm-hmm. Riconosco che posso essere pericolosa come nemica. Mm-hmm. Non perdono quello svergognato, né le sue stupidaggini. Comunque non importa, non importa. Vedrete che la pagherà. Andrea, vieni a tavola. Subito, mamma. Sto aspettando una telefonata. Si raffredda, vieni. Chiamalo. No, no. Dammi retta. Chiamalo. No, non voglio. Se non lo farai, disegnerò una bella mappa sul tuo grazioso musino. Sì? Sì, Gerardo, la sento. L'ha trovato? Ok. Un momento. In quale strada abita? Sì. Il telefono? Ah, quel ragazzo non ha telefono. Ok, va bene. Sì, no, 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 non è nulla di urgente. Le chiedo un grosso favore. Non dica nulla di questo accertamento. Ok, grazie. Arrivederci. Telefono. Ma chi è? Dai, digli quello che ti ho detto. Non vuole parlare? Andrea! Andrea, sono io! Marilena? Scusa, ma ho un problema. Ho bisogno che tu venga, ho bisogno di vederti. Dove? Qui, a casa mia. Io ti devo dire una cosa. Andrea, ti avevo detto che si raffreddava. No, tutto. Adesso vieni. Non posso, mamma. Mangia tu. Che succede, figlio? Niente, devo uscire. Andando? Devo uscire. Perché? Mi hanno chiamato dalla casa editrice e sembra che sia urgente. Ecco, cosa... Non mi aspettare. Andrea, ma scusa, io credevo che... Allora, mammina, dove sono i fiori? Eccoli, tesoro, eccoli qua. Ah, bene, li mettiamo sul tavolino. Non vorrei che Monica pensasse che la nostra è una casa disadorna, povera, no? Ma che hai fatto, figlio mio? Ti sei messo la camicia che ti avevo comperato per un'occasione speciale. Proprio per questo, mamma. Quale occasione più speciale di oggi, eh? Andiamo, amore mio. Tu sai perfettamente che quelle che chiamo occasioni speciali sono i battesimi, i matrimoni, le feste di fidanzamento. No, mammina, cerca di metterti in testa che la nostra invitata di oggi è una persona molto, molto speciale, capisci? Beh, adesso non esagerare, figlio mio. Mamma, vuoi sapere una cosa? Che cosa? Ero quasi sul punto di mettermi il vestito della festa. Che cosa? Vorresti metterti in gingheri per mangiare a casa? No. Sì, vorrei che vedesse come sto bene quando mi metto le elegante, no? Mm-hmm. Ma vedi, amore mio, tu per essere bello non hai bisogno di metterti elegante. E poi, scusa, nemmeno si trattasse di una stella del cinema, di una diva della televisione, di una fotomodella o che so io. Se dobbiamo metterci a fare paragoni, Monica non fa certo una brutta figura, non credi? Come dice il proverbio, l'amore è cieco, figlio mio. Vieni qua, bambina mia, abbracciami. No, no, lasciami stare. No, non voglio che mi sbaciucchi. Smettila di sbaciucchiarmi, hai capito? Smettila, lasciami in pace. Mamma, spiegami una cosettina, perché mi è venuto un vago sospetto. Mm-hmm. Non è che per caso sei arrabbiata con me perché oggi ho invitato Monica a mangiare qui? Vuoi proprio che te lo dica? Mm-hmm.
Beh, io sono molto dispiaciuta, e sai perché? Perché quella donna ti ha fatto del male, quella donna ti ha mortificato. E a nessuna madre piace che sia mortificato il proprio figlio. Ma che dici? Quella ormai è acqua passata, mamma. Ah, sì. È acqua passata, eh? Ma se si è comportata così quando era una povera ragazza, come si comporterà adesso che è diventata ricca? Senti, lei non è cambiata per niente. Beh, sì, sì, certo, sono cambiate alcune cose. Certo, adesso lei è una persona in vista, ha un cognome importante, ha anche un sacco di soldi. Però, mammina, quando mi ha ricevuto nel suo ufficio, era la stessa Monica di sempre. La ragazza semplice, dolce, carina, affettuosa, la stessa di sempre. Senti, senti, vuoi che ti dia un fazzoletto? Perché tra un po' ti metti a piangere. Mamma, secondo me tu sei soltanto gelosa, è tutto qui. Sai perché mi preoccupo? Perché io sento odore di bruciato. E quando sento odore di bruciato, caro mio... Ma dai, mamma, smettila di fare la tragica. Non c'è nessun odore di bruciato. Senti, Monica è nata qui, in questo quartiere. È cresciuta in questo quartiere. Si è fatta le ossa in questo quartiere, capisci? Quindi se ha accettato il nostro invito è perché le piace, perché le piaccio io. E perché dove c'è stato il fuoco rimane la brace. Perciò, Monica, mi deve volere almeno un pochettino di bene. Capito? Dammi retta, Luigi. Bisogna che tu ci butti un po' d'acqua sopra quella brace. Mamma, quanto sei testata. E poi, figlio mio, non voglio una donna di seconda mano per te. Come hai detto? Insomma, quello che voglio per te è una brava ragazza e non una vedova. Hai capito? Signore, signore, dammi tu la forza, signore. No, non mi voglio arrabbiare. Stasera non mi voglio arrabbiare. Voglio che sia una serata speciale, una serata indimenticabile, una serata... Oh, eccole, sono arrivate, sono loro. Eccoci qua, ciao. Benvenuta. Come va? Ciao. Come va? Siamo già arrivati. Come state? Hanno portato un dolce buonissimo. Hanno portato anche il dolce? Un tiramisù e l'ho fatto io, ok? Manicuccia mia. Signora assurda. Vieni qua, piccolina. Come va? Quanto tempo! Ah, sta sempre bene! È bellissima quando si guarda. Sono tanto felice di vederla.